ottimo primo tempo e dopo ha perso un po' il capo sia l'arbitro che la squadra forse. No, la squadra no. Ha perso il capo chi ha negato i gol, chi si è inventato i gol, chi ha annullato il gol di Uscenti, chi ha espulso dei giocatori per somma la munizione. Ha perso il capo la squadra, io sono abbastanza sereno. Ho criticato però c'è stato straordinario. 10, 9. Non so io cos'altro potesse fare. Però insomma, accontentiamoci di aver trovato carattere, di praticità e voglia di vincere, perché i 9 non ci siamo mai arresi, il resto non sta a noi. Ci impone il mestiere di lavorare, di migliorare, di avere fiducia nel futuro. In tutta onestà ci si sforaggia di certi spettacoli, però se così va il mondo dovremmo adattarci. Ecco, l'unico il discorso del cambio di Basilico ieri all'inizio del secondo tempo. Male, perché loro volevano attaccarci, noi dovevamo rispondere che non avevamo paura, che sono due attaccanti e sotto centrale. Non era il caso, non mi sembrava così faraonici da salutarci. Allora, siccome si risponde anche per messaggi, e non le risposte loro che hanno fatto, ritenuto che sono tre attaccanti, secondo me, un po' meno hanno stazionato in alto per gli attaccanti, allora ho dovuto rispondere. È parso con altrettanta dimostrazione di coraggio che serviva a loro e alla squadra nostra. È comunque una squadra evolutiva che ha voluto alla fine anche quasi vincere. No, quasi vincere. Lo vedete poi in televisione, perché poi dentro gli spogliatoi ci si dicono le verità. Il gol di Cene era validissimo, eravamo 9, tutto gol. Non voglio andare a discutere di rigore, su ieri, storie, dico il gol fatto, situazione regolare.